Buongiorno a tutti, sono Stella Boso di Trading Library e vi ringrazio per essere qui con noi al secondo appuntamento Stay Tuned with Larry Williams. Quindi siamo tutti in attesa dell'arrivo di Mr. Larry Williams e tutti stiamo lavorando per questa grande giornata a Palazzo Mezzanotte, 6 dicembre. Quindi Bink, che insieme a noi darà il via a questa iniziativa con il supporto di BNP Paribas, che ci ha preparato altre belle novità per questo nuovo webinar, è pronta insieme a 3D Library per raccontarvi tutta una serie di nuove grandi iniziative, ma soprattutto insieme a noi questa volta c'è lo staff di Play Option con Tiziano Cagalli, che ci ha preparato un webinar veramente molto operativo perché ci mostrerà come gli indicatori di Larry Williams si applicano ai mercati. Quindi io comincio dando la parola a Vink per dirci che cosa ci ha preparato, quali sono le promozioni che ha preparato per noi che stiamo seguendo questo webinar e che stiamo aspettando Larry Williams in Italia. E poi ci ritroviamo per sentire anche gli strumenti finanziari di BNP Paribas. Quindi prego Marco D'Ambrosio, il relatore di Bink Bank. Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Tedeschi e sono qui con Marco D'Ambrosio da Bink per la parte della nostra presentazione. Io sono il direttore della succursale italiana di Bink e prima di lasciare la parola a Marco che vi mostrerà la parte più commerciale, volevo solo fare un saluto a tutti i partecipanti e ringraziare ovviamente tutti ad iniziare da Trading Library per questa stupenda opportunità che ci ha dato di riavere di nuovo in Italia Larry Williams. Noi abbiamo supportato fin dall'inizio questa iniziativa perché crediamo che sia importante di nuovo avere un grande trader come lui in Italia e metterlo a disposizione del pubblico italiano. Vi rubo veramente 2 minuti per raccontarvi, per chi non ci conoscesse, chi è Bink, operatore nuovo, relativamente nuovo in Italia, perché è presente solo dal 2012, che però già sta avendo un discreto successo. Bink è un operatore di origini olandesi che via via si è espanso un po' in tutta Europa, aprendo prima la succursale in Belgio, poi a seguire quella in Francia e poi ancora in Italia. È una banca di medie dimensioni, è quotata all'Euronext, al circuito di Amsterdam, dove fa parte dell'indice Midcap, capitalizza circa 600 milioni di euro e portiamo ogni anno un utile tra i 50 e i 60 milioni di euro. Bink è un operatore che processa circa 8 milioni di ordini sui mercati. La succursale italiana di fatto è una branch, quindi come tale soggetta alla vigilanza di Consob e di Banca d'Italia per quello che riguarda la clientela italiana e della Banca Centrale Olandese e del soggetto dell'equivalente della Consob olandese per quanto riguarda le tematiche più generali. Aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia per la tutela dei depositi olandesi, quindi i nostri conti correnti sono tutelati fino a un importo massimo depositato di 100.000 euro, come per i conti italiani. Il nostro conto corrente, il deposito titoli, è a tutti gli effetti un prodotto di diritto italiano, quindi il cliente da noi apre un conto in Italia e riceve un IBAN con un numero di conto italiano e con la gestione completa, ci tengo a sottolinearlo, di tutta la fiscalità, dal capital gain, la ritenuta sugli interessi del conto corrente, i vari bolli, e le ritenute sulle cedole e quant'altro. Dell'offerta poi commerciale vi parlerà adesso più in dettaglio Marco, però ci tenevo appunto a sottolineare un po' il profilo internazionale della banca che ha portato in Italia diverse novità a livello di prodotto, in particolare alcuni segmenti di mercato che offriamo in esclusiva, sia nell'ambito delle opzioni, sia nell'ambito delle obbligazioni, sia anche nell'ambito delle azioni. Ad esempio, sulle obbligazioni diamo accesso al mercato del Lussemburgo, uno dei mercati con più titoli quotati
in quest'ambito, dove sono presenti oltre 20.000 titoli obbligazionari, mentre sempre rimanendo al tema delle obbligazioni, permettiamo anche l'accesso all'Euronext e a tutte le obbligazioni quotate. Sulle opzioni, abbiamo introdotto in Italia le opzioni del mercato di Amsterdam, sono opzioni molto liquide sia sugli indici che sui titoli, delle quali ci sono la versione mensile naturalmente, ma anche quelle settimanali e quelle giornali. Oppure sempre sulle opzioni abbiamo introdotto le opzioni americane sugli ETF, ad esempio l'ultima introdotta è sull'indice della volatilità VIX, piuttosto che sugli ETF per indici americani oppure dell'India o dei commodity o della Cina. Quindi veramente un'amplissima platea di strumenti sottostanti per chi vuole avere dimestichezza con le opzioni, veramente un'offerta molto ampia. Vedo che nel frattempo qualcuno fa delle domande, adesso è arrivata una domanda sul Forex, no, Bink non fa mai non gestisce il Forex perché è un intermediario tradizionale, ovvero pur se di origine estera non è da confondere con gli intermediari in Forex o CFD. Gli ordini che Bink raccoglie sia sulle opzioni, sia sulle obbligazioni, sia sulle azioni, vengono trasmessi ad un mercato regolamentato dove vengono eseguiti. Bink non è mai la controparte dell'ordine o non applica spread sui prezzi, ma semplicemente si occupa di trasportare l'ordine in borsa e il prezzo che viene riconosciuto al cliente è il prezzo di matching che il cliente dovesse riscontrare in borsa. Una precedente domanda invece ci chiedeva se c'era la possibilità di aprire conti con i testati, purtroppo no, non ancora, la fiscalità italiana è abbastanza complessa, per il momento gestiamo la fiscalità solo per i conti singoli. Inoltre un'altra domanda ci chiedeva se è possibile aprire un conto presso un'altra succursale estera. In linea di massima sì, è possibile, tenete conto che il sito di Bink in Olanda è scritto solo in olandese, in Francia solo in francese, così come pure tutta la modulistica, quindi ecco, per chi non conosce quella lingua è molto difficile riuscire ad aprire un conto, anche perché l'assistenza clienti dei nostri colleghi olandesi avviene in lingua olandese, quindi un cliente italiano se non conoscesse bene l'olandese avrebbe difficoltà a riuscire a ricevere assistenza. Ai fini fiscali, le somme aperte in quei conti, era ancora parte della domanda, ai fini fiscali quelli sono dei conti esteri, come se voi aveste aperto un conto in una banca estera. In pratica Bink è come se avesse quattro banche diverse, una in ognuna nazione, e ogni banca usa le regole fiscali, giuridiche e legali della nazione di appartenenza. Quindi un conto aperto in Olanda piuttosto che in Belgio non sarebbe un conto italiano e quindi non avrebbe alcun tipo di gestione della fiscalità, al contrario del conto aperto in Italia. Direi che però magari anche altre domande possono essere rivolte, diciamo, anche alla fine della presentazione. Ne vedo ancora un'altra. Bink è un market maker. Permette la vendita di opzioni? No, Bink, come dicevamo, è un puro trasportatore di ordini, quindi le opzioni che noi permettiamo di negoziare vanno a finire su mercati come l'IDEM di Borsa Italiana, oppure il Life di Parigi, dove i market maker che operano in quei mercati fanno gli eseguiti. Per la vendita delle opzioni assolutamente sì, Bink è uno dei sistemi migliori a livello di marginazione sulle opzioni, in particolare i clienti ce lo riconoscono sia sull'Emibo sia sugli altri indici, perché il nostro sistema PBM, che significa Portfolio Based Margin, permette di calcolare il margine in tempo reale sia sugli strumenti derivati che sugli strumenti cash. Quindi in contemporanea viene valutato il portafoglio azionario e obbligazionario che può fornire margine a garanzia dell'operatività in opzioni. E sulle stesse opzioni, ad esempio sull'Emibo, noi non applichiamo i margini della cassa, ma
ma margini più bassi, perché questo sistema ci permette di essere più, di controllare meglio il rischio e quindi di poterci permettere di avere dei margini più bassi. Vedo ancora tantissime domande, ad esempio ci chiedono per le API come siamo messi, è un progetto in corso ma che ancora non abbiamo terminato, quindi in futuro contiamo di averle disponibili, ma al momento non è possibile interagire con delle API. Leggo ancora se esistono commissioni minime per azioni italiane, e in BINC esiste una commissione fissa, si parte da 11 euro. È una scaletta che al crescere dei volumi porta fino a 5 euro. Quindi la commissione sulle azioni italiane parte da 11 e poi c'è una scaletta 9, 7 e 5 a seconda dell'operatività. La vediamo, ecco, in questa slide, magari. Non mi aspettavo sinceramente tante domande, però penso che sia anche interesse di tutti se rispondo velocemente, perché vedo che, ecco, ne arriva ancora un'altra. Quando introdurremo le opzioni sul Bund, sono in test, i colleghi stanno già facendo alcune operazioni, contiamo di averle, pensavamo di aprirle già per il mese di novembre, per la scadenza di novembre, ma probabilmente andremo alla scadenza di dicembre. Direi che allora lascio la parola al collega Marco e poi al termine dell'evento, se ci fossero ancora altre domande, siamo qui sia io che Marco per rispondere. Grazie ancora e grazie a tutti, buon proseguimento. Buongiorno a tutti, sono D'Ambrosio, Marco D'Ambrosio, area commerciale BINC. Faccio una breve digressione anche sul profilo commissionale. Ah, scusa Stella, prego. Pronto? Allora, faccio una breve digressione sul profilo commissionale BINC. Come vi ha appena detto il direttore, sui mercati cash c'è questa scaletta che conteggia gli eseguiti trimestrali. Si parte da 11 euro eseguito. Se un cliente fa più di 10 eseguiti nel trimestre in corso, la commissione scende a 9 euro nel trimestre successivo. Se invece fa più di 7 eseguiti, più di 100 eseguiti nel trimestre in corso, la commissione scende a 7 euro eseguito nel trimestre successivo. Se invece un'operatività tendenzialmente alta, superiore ai 1000 eseguiti a trimestre, nel trimestre successivo la commissione scende a 5 euro eseguito. Questo per quanto riguarda i mercati cash, mentre sui future la commissione è fissa ed è pari a 5 lotto a contratto, e invece sulle opzioni la commissione è molto vantaggiosa ed è pari a 2,5 euro ad opzione. Quindi diciamo il profilo commissionale nostro è molto facile da memorizzare ed assimilare. Quindi in pratica incentivato da un punto di vista commissionale il cliente che ha una certa operatività, insomma. Abbiamo delle piattaforme nostre proprietarie. La prima è il sito web che noi chiamiamo WebStart. In pratica permette di avere le quotazioni e le notizie in tempo reale in push, chiaramente sui mercati italiani, sui mercati domestici, sia azionario che obbligazionario, sulle quotazioni sono completamente gratuite, e c'è possibilità anche di inserire ordini condizionati, sia statici che dinamici, nonché di crearsi un portafoglio di titoli virtuali per fare magari un'analisi preoperativa. Questo in pratica è il sito web, ripeto, che noi chiamiamo anche WebStart. E poi in più abbiamo una piattaforma più professionale che si chiama Scalper. Anche questa, sottolineo, è completamente gratuita. Il vantaggio fondamentale è che permette di avere in un'unica schermata, quindi vi si apre una finestra all'interno della quale potete andare ad aprire ad esempio un paniere di titoli, più book, un grafico di uno dei titoli che volete tenere sott'occhio, lo stato degli ordini, il portafoglio e via discorrendo. Quindi, a differenza della piattaforma WebStart, in cui bisogna passare da una pagina web all'altra,
avete possibilità di tenere sott'occhio, diciamo, più finestre ed è adatta appunto a, magari a un cliente che abbia un'operatività intraday. Abbiamo chiaramente anche una particolarità di questa piattaforma Scalper, chiedo scusa, è il fatto che per chi opera in opzioni è possibile avere diciamo, vedere anche le greche, che sono appunto parametri diciamo piuttosto apprezzati da chi ha operatività in questi strumenti. E infine c'è anche diciamo abbiamo anche un'applicazione, anche questa sempre gratuita, per il servizio in mobilità, quindi per chi utilizza iPhone, smartphone, iPad e via discorrendo, c'è possibilità di entrare sul proprio conto e anche mandare ordini al mercato e vedere le quotazioni. Ovviamente l'app per il servizio mobile prevede un'interfaccia grafica nettamente e chiaramente diversa dalle piattaforme suddette, la WebStart e la Scalper. All'interno del conto Bink ci sono fondamentalmente due tipologie di servizi, anche questi completamente gratuiti, uno che si basa sull'analisi fondamentale, in cui vedete in questa schermata appunto i principali criteri secondo il quale vengono analizzati i titoli, e invece c'è anche un secondo tipo di servizio per chi ha un approccio diciamo più tecnico, grafico, di analisi tecnica, sottolineo anche questo completamente gratuito, vengono forniti appunto con l'analisi, con l'utilizzo di alcuni indicatori tipo medie mobili, l'analisi dei volumi e l'utilizzo di trend line, vengono indicati i livelli diciamo principali di supporto e resistenza in tre orizzonti temporali, breve, medio e lungo periodo. Chiaramente sono dei servizi aggiuntivi completamente gratuiti, e questo è un lato positivo, che permettono insomma magari a chi ha le prime armi di non proprio di farsi almeno una minima idea sui possibili approcci al trading, agli investimenti online. All'interno della piattaforma web, quindi il nostro sito, quella che chiamiamo WebStart, entrando un po' più nel dettaglio, comunque è incluso un supporto di analisi grafica con WWD, che è il nostro fornitore, dati in tempo reale, sia intraday che storici, e ci sono i principali indicatori di analisi tecnica, come potete vedere in questa schermata: medie mobili, RSI, MACD, bande di Bollinger, linee di Fibonacci. Permette anche un minimo di diciamo di interusabilità col cliente, in quanto si possono tracciare linee di supporto, di resistenza e trend line, nonché di variare anche la modalità grafica diciamo, dalla rappresentazione a barre oppure a candele, che sono quelle insomma tra le più utilizzate. Abbiamo una convenzione, diciamo, quindi oltre alle nostre piattaforme abbiamo una convenzione con Visual Trader di TraderLink, per chi chiaramente vuole una sofisticazione in pratica maggiore, e magari diciamo, di queste caratteristiche peculiari si può parlare in un secondo momento, oppure ci potete contattare via mail al nostro servizio commerciale, che è info@bink.it, e rispondiamo tranquillamente a tutte le vostre domande, anche in merito alla seconda convenzione che abbiamo, che è quella con Oprah Real Time, Yeti Finance, che è anche questo un software molto apprezzato per l'analisi grafica, e che a differenza di Visual Trader, e concludo, può essere aperto all'interno proprio del nostro conto Bink. Ultimissimo, prendo l'ultimissimo minuto. Come nostra diciamo consuetudine, facciamo sempre una promozione di benvenuto per tutti i nuovi clienti. Diamo 250 euro in commissioni, in trading bonus, quindi in commissioni gratuite per tutto questo mese di novembre, nonché per chi è già, diciamo, già cliente, c'è possibilità di presentare un amico con fondamentalmente il regalo per il presentante di un abbonamento a 6 mesi alla versione online del Sole 24 Ore, mentre il presentato, in quanto sempre nuovo cliente, avrà 250 euro di commissioni gratuite, che quindi equivalgono, ad esempio, se un cliente fa solo opzioni a 2,5 euro al lotto, gli diamo i primi 100 eseguiti gratuiti. Ecco.
Niente, io avrei finito questa mia breve presentazione. Se poi ci fossero ulteriori quesiti al termine del webinar, risponderemo volentieri. Passo la Grazie linea. Marco, grazie mille per la tua presentazione e grazie a tutti i nostri partecipanti che vedo arrivare sempre più numerosi al nostro webinar e ringraziando Marco ringrazio anche Vincenzo Tedeschi che è arrivato a fare la presentazione di Bink e che ha risposto alle domande dei nostri partecipanti. È stata una bella e gradita sorpresa, grazie mille anche a Vincenzo. A questo punto io presenterei Tiziano Cagalli per parlarci, almeno introdurci all'argomento indicatori di Larry Williams, prima di parlare con BNP Paribas per capire insieme a BNP Paribas gli strumenti più adatti per noi che siamo trader e che stiamo seguendo questa organizzazione della giornata a Milano con Larry Williams. Quindi cedo la parola a Tiziano Cagalli per questi 5 minuti di introduzione sugli indicatori di Larry Williams sui mercati, ma poi riprenderemo con Tiziano perché abbiamo tante cose da dire. Grazie mille. Buongiorno, grazie per la linea, un saluto a tutti gli amici collegati. Io oggi avevo preparato sulla nostra piattaforma di Trader, avevo preparato degli indicatori, indicatori ma anche i trading system applicati agli indicatori di Larry Williams. Quindi avrei almeno quattro indicatori da farvi vedere e sostanzialmente la modalità, il modo di utilizzo che applico nei mercati e nei vari titoli, perché tra indici e titoli la differenza è notevole, quindi non vanno utilizzati nello stesso modo. Non ho capito se devo fare un'introduzione o se devo continuare. Comunque, poi mi fermerete, intanto vado avanti e poi bloccatemi voi, Stella, bloccami tu quando poi c'è bisogno quando hai bisogno della linea. Come primo indicatore e trading system, sostanzialmente, volevo introdurvi l'Ops, quello che come nome è un po' simpatico. Ma sostanzialmente è un indicatore di gap, cioè quando uno si immagina che il trend vada in un modo e poi nella realtà va esattamente dalla parte opposta. Io ho codificato la regola di questo indicatore ed è che è indicato sugli indici. In questo momento voi vedete plottato il nostro indice in continuously, quindi abbiamo diverse barre storiche. Apriamo la nostra sidebar per poter applicare proprio la strategia, quindi fissiamo la quantità di un contratto solo e come potete vedere la regola dell'ops appunto sono sostanzialmente tre righe di scritto e quindi molto semplice da codificare e io ve l'ho già preparata. Quello che vedete in verdino invece sono le cose commentate, che poi sono le modifiche, le piccole modifiche che ci siamo permessi di fare, però solo di money management, logicamente, e non certo di regola, che quella è quella che ha stabilito, Larry Williams. Allora, se noi l'applichiamo, cosa vediamo? Vediamo sostanzialmente, dove compra e vende. L'ops, praticamente, cos'è? Non è nient'altro, adesso vi faccio, che è questo, cioè quando la barra, supponiamo questo acquisto che vedete qui, quando l'apertura della barra è inferiore al minimo della barra precedente, il trader pensa che il trend sia ribassista ed ecco perché quando poi invece passa la chiusura è superiore di nuovo al minimo, William ha chiamato ops, come per dire, ah, meraviglia. Mi ha meravigliato perché pensavo che scendesse, ma in realtà è salito. Ecco, approfittando appunto di questo pattern, cioè l'apertura sotto il minimo e la chiusura sopra il minimo, ecco, questa è un'entrata long, come invece è un'entrata short, lo specchio, il mirror di questa regola. Il risultato che si ottiene è di avere sostanzialmente
poco tempo a mercato, perché si sta molto poco a mercato come tempo, e dei risultati che possono essere, vediamoli qua, essere abbastanza positivi. Noi abbiamo, sono 9.200 euro con un contratto. Se guardiamo il report, noi possiamo vedere che abbiamo avuto un rendimento, che è quello che vedete, di 9.200, e una percentuale di profitto del 63%. Il grafico che vedete però è un po' ondivago, e quindi non è, qui l'ulcer index insomma, ne subirebbe un pochettino. Quello che vediamo è che il tempo che noi rimaniamo a mercato effettivamente è poco, molto poco rispetto ai giorni che del trend, quindi è un mordi e fuggi, quindi molto buono come sistema. Abbiamo fatto una piccola modifica, come vi dicevo, che è quella di apportare, cioè sostanzialmente stabiliamo solo nell'interno della regola che non tocchiamo, la rimuovo, eccola qui, e introduciamo sostanzialmente uno stop loss, un take profit e un trailing stop, con dei vari valori, insomma, sostanzialmente. E quindi, applicandola così, noi che cosa abbiamo? Sostanzialmente che cosa abbiamo dato del segnale? Allora approfittiamone e non andiamo a perdere parte dei soldi quando poi eventualmente rintraccia. Il numero di trade, come vedete, aumenta e quindi abbiamo anche una profittabilità verso l'alto, quindi sostanzialmente un miglioramento notevole dovuto solo al money management, quindi l'intuizione geniale del pattern di entrata e poi naturalmente un po' di money management, ma quello va su tutti i sistemi di trading. Quindi come ops io direi che ci siamo. Altro sistema che viene utilizzato. Posso fermarti un attimo? Sono Stella. Assolutamente sì. Grazie Tiziano, stavo guardando quello che hai appena mostrato e mi piace molto, infatti ero qua incollata allo schermo. Tu stai usando BTrader? Sì, questo è BTrader. Benissimo, benissimo. Sì, Perfetto, questo è ero. BTrader, il software che abbiamo. Certo. Di pure, scusami. No, no, infatti la mia domanda era, stai usando BTrader? Perché non, forse mi ero persa all'inizio della tua presentazione perché ero andata un attimo di là in ufficio e non avevo capito se stavi usando il software che stiamo appunto utilizzando anche per altre cose e invece tu mi confermi che abbi trader. Tutto qua, poi invece volevo chiedere a Luca Comunian di BNP Paribas di prepararci fra qualche minuto, perché poi cediamo la parola un attimo a Luca e poi riprende di nuovo Tiziano, di dirci quali strumenti BNP Paribas ha preparato per i trader di breve termine, visto che Tiziano ci ha spiegato che l'Ops di Larry Williams è un indicatore che va bene per stare a mercato pochissimo tempo, giusto Tiziano? Sì, questo è proprio, sfrutta proprio veramente questa opportunità, cioè un mordi e fuggi, quindi si può fare su molti titoli, perché la liquidità si può spostare da un titolo all'altro. Benissimo. Allora, posso far intervenire BNP Paribas per spiegarci quali strumenti ci può indicare per i trader alla Larry Williams, come dire? Assolutamente. Certo che sì. Sì, buongiorno a tutti, grazie Stella per avermi dato la possibilità di poter intervenire a questo veramente interessante seminario. Io sono Luca Munan, mi occupo di public distribution sul mercato secondario. E come dicevi tu, proprio quest'oggi vi volevo parlare dei nostri strumenti che abbiamo pensato per gli investitori finali.
prodotti che permettono di investire con un effetto leva sul mercato. Prima però, se me lo concedi, volevo approfittarne per fare una piccola overview su quelli che sono i mezzi ad oggi a disposizione degli investitori. Abbiamo visto prima con l'intervento di Bink che i principali strumenti con cui investire sono i futures, sono le opzioni, sono i covered warrant, sono i CFD, sono i certificati a leva fissa che sono nati da poco e alla fine sono anche ci sono i leverage ETF che permettono un'esposizione per due su un indice. Noi da questo cappello siamo partiti in realtà per sviluppare un altro prodotto che non è assolutamente nuovo, diciamo, a livello europeo, però abbiamo cercato il più possibile di renderlo più efficiente possibile, che sono appunto i Turbo. Turbo che puntano a eliminare quelli che sono i principali effetti, diciamo, negativi dei prodotti che ho menzionato prima. In primis direi il compounding effect. Sappiamo benissimo che il leva fissa, come anche gli ETF, soffrono del compounding effect, ovvero è vero che nella giornata replicano il sottostante per la leva, ma non è più vero nel caso il prodotto venga detenuto per più sedute di negoziazione consecutive. Abbiamo poi eliminato il problema dell'avversamento dei margini di garanzia e delle perdite massime per il capitale investito. Questo forse è un inconveniente, diciamo, dei future in particolar modo, perché il reintegro dei margini diciamo così obbliga anche a perdite ulteriori rispetto a quello che è stato l'investimento iniziale. E abbiamo eliminato l'effetto della volatilità, soprattutto nelle opzioni, dove appunto la volatilità implicita del sottostante va ad impattare su quello che è il prezzo dell'opzione. In più, altra cosa molto importante, le size, perché sappiamo benissimo che investire su future, ad esempio sul FTSE MIB o sul DAX, può richiedere ammontari veramente elevati, anche fino a 100.000 e passa euro. Infatti i turbo sono anche negoziabili da partire da pochi euro. Altra cosa, possibilità di investire veramente su un ampio universo di sottostanti, qui vediamo riportato azioni o indici italiani ed esteri, ma faccio qui un'anteprima dicendo che probabilmente riusciremo anche a fornire esposizione su FX e su tassi. Andando avanti, qui avevo riportato una slide per mostrare il compounding effect. Vediamo che in un periodo che ho preso, diciamo, per evidenziare questo effetto, lo Eurostox aveva perso il 20%. Qui vedete il lato finale delle due linee, potete vedere che sia in un caso che nell'altro, nello short e nel long, leva 2 non va mai a replicare per 2 quello che è stata la performance, e questo è proprio a causa del compounding effect. I turbo, quindi, parliamo dei turbo. I turbo sono uno strumento finanziario che è quotato sulla borsa italiana e in cui c'è un market making in continuativa, dagli orari di borsa che sono dalle 9 alle 17.25 del pomeriggio. Permettono di prendere un'esposizione a leva sia al rialzo che al ribasso su un sottostante, come abbiamo detto prima, può essere un'azione, un indice, una materia prima o una valuta. L'effetto leva permette soprattutto in questi casi di andare a implementare delle strategie di brevissimo o di breve termine. Non escludo prodotti in futuro che avranno anche delle duration molto più elevate e quindi parlare di questi prodotti in ottica di copertura del portafoglio, ma mi concentrerei più che altro su strategie di brevissimo termine. Perché dico che i turbo, vediamo un attimo i vantaggi. Allora, abbiamo detto, ricapitolando, il rischio di perdita è limitato. Le leve possono essere anche molto elevate, fino a 25 per, ma anche di più in realtà. 25 per è la leva che noi diamo quando emettiamo il prodotto. Poi però andremo a vedere come funziona, le leve non sono fisse ma sono dinamiche e possono arrivare anche a valori più elevati. No, l'impatto della volatilità, e altra cosa molto importante che ancora non ho suggerito è proprio la possibilità di recuperare minusvalenze grazie all'inquadramento attualmente fiscale che questi prodotti hanno, essendo certificate e quindi considerando gli eventuali capital gain come redditi diversi.
Dall'altro lato, gli svantaggi possono essere un rimborso pari a zero, quindi la perdita massima appunto di capitale investito, e quindi un rimborso pari a zero nel caso di un knockout del prodotto. Le scadenze sono brevi e c'è anche un problema di orari di negoziazione quando andiamo a prendere degli indici, ad esempio americani, come l'S&P. Allora, le caratteristiche fondamentali del turbo. Io direi che la cosa più importante è che il prezzo di un turbo è facile da calcolare. Perché? Il prezzo di un turbo è dato, nel caso di un turbo long, esattamente dal prezzo del sottostante meno lo strike del prodotto. Noi emettiamo dei turbo, ad esempio sul FTSE MIB, andremo a avere un esempio pratico, con vari livelli di strike, che possono essere ad esempio 17.000 punti, 16.000 punti, 15.000 punti. Quindi facendo questa sottrazione, prezzo attuale del FTSE meno lo strike diviso per la parità, andiamo a trovare quello che è il prezzo teorico del turbo. A questo c'è sempre da diciamo aggiungere o togliere un piccolo margine, che è quello che fa discostare il prezzo teorico dal prezzo di mercato, che è dovuto principalmente ai tassi di interesse, ovvero dall'Euribor un mese, dai dividendi attesi, dal premio per il rischio di gap. Che cosa sono? Allora, il tasso di interesse è chiaramente l'Euribor un mese, come avevamo detto, che deve essere scontato da questo prezzo. I dividendi attesi si hanno solo in un caso, dove la scadenza del turbo è, diciamo così, tanto ampia da includere un periodo dove i dividendi vengono staccati. E in questo caso, ad esempio, se andiamo a prendere però le scadenze attuali di dicembre, non ci sono dividendi che il FTSE pagherà, e quindi non vengono impattati i prodotti. E poi c'è il premio per il rischio gap. Cos'è il rischio gap? Il rischio gap è semplicemente un margine che il nostro market making si tiene per, diciamo così, proteggersi dal caso in cui l'indice la mattina apra ad un valore che sia sotto alla barriera, quindi che ci sia un forte drop del mercato in apertura e quindi che il trader si trova impossibilitato a deggiare le posizioni. Questa è cosa succede se il sottostante tocca la barriera. Come abbiamo detto prima, l'investitore perde il capitale investito, non può perdere oltre. Parlavamo di effetto leva di questi prodotti. Come si calcola l'effetto leva? È una pura formula matematica che vedete qui, però il concetto è proprio questo. Questi prodotti hanno un livello di strike, ovvero di knockout, che equivale sempre a strike e knockout, sono sempre uguali per questi prodotti, che può essere a 19.000 punti, ma può essere anche più sotto, poi vi farò vedere un po' di gamma prodotto, e poi c'è il prezzo corrente del FTSE. Allora, cosa succede? Che tanto più il FTSE si allontana, vediamo come a 21.000 punti, si allontana dal livello di knockout, tanto più l'effetto leva, che vediamo sotto nella linea verde, diminuisce. Mentre al contrario, tanto più il FTSE si avvicina al livello di knockout, qui la leva implicita è molto più alta. Perché? Perché in pratica in questo caso è come se l'investitore stesse pagando una frazione minima del capitale rispetto all'esposizione che sta prendendo sul FTSE. Tanto più vicino e tanto è minore, diciamo, l'esborso che il cliente deve dare. In questo caso quindi la leva implicita del prodotto è molto elevata. Al contrario, quando andrà a 22.800 punti, qui il prezzo del turbo chiaramente si alzerà e l'effetto leva, essendoci più capitale da parte degli investitori, invece scende. Andiamo a vedere un esempio pratico che forse risulterà più chiaro. Ad esempio, turbo long sul FTSE MIB. Vi parlavo prima di strike knockout. Questi sono attualmente i livelli di strike e knockout che noi abbiamo, ovvero 16.000, 16.500 e via dicendo. Come potete vedere, più si avvicina, diciamo, il sottostante allo strike knockout, oggi il FTSE quotava sui 19.300 punti, tanto più la leva finanziaria implicita nel prodotto è elevata, e viceversa. Se andiamo a prendere un esempio, quindi un turbo long sul FTSE MIB, prendiamo quello con lo strike 17.000 punti, la parità è 10.000 e la scadenza è il 19 dicembre 2014. Oggi il FTSE quotava 19.320 punti, ho fatto la rilevazione stamattina, adesso probabilmente si sarà ancora mosso. Qual è il prezzo di oggi del turbo? Sarà semplicemente 19.320 meno 17.000 diviso la parità. Questo che vedete qui, lo 0,006, è quel famoso impatto che vi dicevo dei tassi di interesse, dei dividendi e del premio legato al rischio gap.
Quindi vediamo un impatto in questo caso marginale di questi fattori, appunto non essendoci dividendi, essendo comunque un indice italiano, il rischio gap è abbastanza limitato. Abbiamo due scenari che possiamo ipotizzare. Il primo è il punto 1, dove il FTSE fra un tot di giorni sarà a 20.000 punti. Quanto varrà il nostro turbo se il FTSE andrà a 20.000 punti? Il nostro turbo varrà 0,36. Il caso numero 2 invece è quello che il FTSE arrivi a toccare i 17.000 punti. In questo caso si verifica l'evento di knockout e il prodotto muore, restituendo zero all'investitore. Facendo un confronto, possiamo vedere che da 19.320 punti a 20.000 punti la performance del FTSE MIB è stata del 3,5%. Noi invece, dall'altro lato, avevamo un turbo long che oggi valeva 0,238. La leva finanziaria, applicando la formula matematica che vi ho fatto vedere prima, era quindi ad oggi di 8,11 per. Il turbo long, al momento della vendita, valeva 0,306. La performance, appunto, confrontando questo valore con 0,238, è del 29%. E corrisponde esattamente moltiplicando la performance di 3,5 fatta dal FTSE alla leva dell'8,11. Quindi, come vi avevo già detto prima, in questo caso, meglio di altri prodotti, la performance del FTSE MIB è stata moltiplicata per la leva che il turbo prometteva al momento dell'acquisto. Perché non c'è la volatilità, non c'è il compounding effect. Qui vi ho portato alcuni consigli per l'uso dei certificate. Direi sicuramente prestare molta attenzione, avere delle strategie molto chiare di salita o di discesa, investire quindi con forti view, tenere sempre chiaramente monitorato sia il valore del turbo e del sottostante e poi lo stacco dei dividendi. Io mi fermerei qui, Stella, poi avevo anche un'altra parte interessante, diciamo, sui vari servizi e come trovare i nostri prodotti. Dimmi tu se posso parlarne ora o magari più tardi. Bene, allora io direi di far intervenire ancora Tiziano Cavagalli, così ci riporta sui mercati, ci rimette davanti agli occhi gli indicatori di Lear Williams con la piattaforma B-Trader, ma poi torniamo da te, Luca, perché volevo sentire l'altra parte della tua presentazione e questa mi è sembrata molto molto interessante. Mi piacerebbe, se puoi, farmi avere anche quelle slide, perché vorrei poi poterle veicolare anche ad alcuni utenti che mi stanno scrivendo, se è possibile averle. Molto volentieri. Te lo chiedo così in diretta. Cedo la parola a Tiziano Cagalli per riprendere con la piattaforma B-Trader i mercati e gli indicatori di Lear Williams. Grazie. Ben ritrovati di nuovo. Allora, ho solo cambiato il sottostante perché, come vi dicevo all'inizio, alcuni indicatori di Lear Williams vanno bene per gli indici, alcuni altri invece vanno meglio per i titoli. Volevo farvi vedere un indicatore, il ProGrow, che appunto applicheremo qui su questo titolo. E abbiamo scelto questo titolo, il Finmeccanica, perché, come vedete, in questo spazio temporale ha avuto un andamento ondivago, nel senso che non è né salito né sceso, anzi li ha fatti tutti e due, quindi sostanzialmente il prezzo di partenza è uguale al prezzo, circa il prezzo di arrivo, per cui si può vedere meglio se l'indicatore funziona. L'indicatore ProGrow è fatto in un modo molto semplice, come quasi tutte le cose che ha fatto Lear Williams, anche questo in tre righe sostanzialmente. La differenza si crea prima una differenza tra l'open e il close, poi si fa l'open meno il close di alcune barre fa, e quindi si hanno due linee che sono due medie mobili, lui le chiama prof e pub, le abbiamo chiamate così anche noi. E che cosa danno queste due linee? E danno due indicazioni, vedete, noi andiamo nella parte degli indicatori
Qui abbiamo fatto su Bitrever, abbiamo messo la cartella di Larry Williams con i suoi indicatori. Io adesso sto parlando del progrow e quindi plottiamo l'indicatore progrow. Vediamo un attimo solo perché con. Eccolo qui, vediamo un po' se riesco a metterlo. Eccolo qua. Allora, intanto non riesco a metterlo, però vediamo come funziona questo indicatore. Allora, io posso aprire un attimo perché c'è la piattaforma che mi ha bloccato. Eccolo qua. Io posso aprire la barra della parte dell'intelligenza del software e trovate già il trading system già preparato sulla base dei suoi indicatori. Applicando questo trading system, quindi facendo. Il nome dell'indicatore è il PROGO. Come potete vedere qua, con gli stessi parametri con cui lui lo calcola, Larry Williams lo calcola, si vedono praticamente due linee che sono queste qua. Togliamo un attimo i volumi. E quindi vedete sostanzialmente che ci sono due linee, una rossa e una verde, che identificano due, sostanzialmente la chiusura e l'apertura riferita al giorno di oggi oppure riferita ad un periodo che è quello di latenza, che lui dà per definizione, mi pare 2 giorni, quindi 14 giorni è il periodo temporale e uno è il ritardo che si porta dietro. Questo indicatore, come potete vedere, quando le due linee calcolate poi sulla stessa cosa, questa l'ho generata solo su tempi diversi, quindi danno delle indicazioni di entrata e di uscita. Io ho fatto una piccola modifica su questo indicatore, adesso ve lo faccio vedere, e ho solamente allungato il periodo temporale. Quindi riprendiamo di nuovo l'indicatore che si chiama PROGO. Vediamo se riusciamo a entrare perché qui è il programma di videoconferenza che mi fa saltare la finestra dietro. E quindi vediamo se riflettiamo l'indicatore. Mentre Tiziano Allora un attimo riprende perché troviamo un problema. tutta la sua Ecco qua. presentazione, io volevo dirvi una cosa. Sono molto contenta di vedere gli indicatori di Larry Williams applicati e sono molto contenta di sentire una spiegazione così dettagliata come quella che ci sta fornendo Tiziano. Per cui credo che adesso si sia tutto ripristinato. Grazie Tiziano perché stai facendo una presentazione interessantissima, ti ricedo la parola. Grazie Stella. Purtroppo ci sono dei problemi dovuti forse al programma di teleassistenza che mi manda dietro la finestra di Ah sì. registrazione e quindi non riesco bene. Vabbè, comunque un po' di pazienza e si riesce poi a fare tutto. Quello che volevo farvi vedere è che abbiamo modificato leggermente i periodi di calcolo delle due linee. Sostanzialmente abbiamo ottenuto, vedete, la linea verde molto più smussata, più lineare, più
più ondivaga, in modo che così abbiamo dei segnali e sostanzialmente non abbiamo e abbiamo ridotto quelli che sono i falsi segnali. Se noi applichiamo questa regola, cioè l'attraversamento della linea verde sopra la linea rossa e la linea verde sotto la linea rossa nel trading system, e lo facciamo partire su questo titolo che, ripeto, ha avuto un andamento ondivago, quindi non è stato influenzato dal fatto di essere solo salito e sceso, voi vedete che effettivamente le freccette che indicano la posizione short, appunto l'attraversamento della linea verde, e quella verde che indica la posizione long, sostanzialmente, come vedete, riesce a prendere le salite e le discese del titolo. Ecco, per questo ho scelto questo titolo, in modo che si possa apprezzare questa velocità nel riuscire a captare il trend e l'inversione del trend. Il profitto che si è ottenuto, sempre su base 100, quindi investendo 100.000, quindi facile poi per fare i conti quant'è la percentuale di guadagno. Eccolo qui, noi otteniamo un 44%, cioè 44 euro di guadagno. Quello che è interessante, molto interessante, è la percentuale di profitto, che è il del 75%. Quindi, senza nessun ausilio di money management, quindi di aiuti di gestione del denaro, quindi semplicemente solo l'entrata long e short, quindi stop e reverse sostanzialmente dell'indicatore, noi otteniamo una curva, una linea del profitto veramente, veramente lineare, appunto avendo una percentuale di profitto molto alta. La linea è questa, come vedete, e quindi in base ai trade che ha fatto possiamo vedere che è sceso dello 0,4% in una fase sola e poi è salito e si è impennato. Adesso in questo momento sta cedendo circa 4 punti percentuali sulla equity che ha raggiunto, quindi sostanzialmente molto molto buono. Un altro, e questo è un indicatore secondo me fantastico, quindi utilizzato così senza money management, va solo ottimizzato nei periodi, quindi per farlo poi con questo software è molto semplice, anzi della verità non abbastanza. E come vedete ci sono i tasti di ottimizzazione, e quindi potete voi, in base al vostro titolo, mettere un valore di partenza, un valore di fine e un incremento. E quindi poi lui ottimizzerà e vi dirà qual è il valore più interessante e quello su cui lavorare meglio. Come ultimo indicatore, che però secondo me è anche quello più interessante, no, sono tutti interessanti, ma quello che utilizzo di più, se non voglio fare, perché voi sapete io faccio più opzioni che non sottostante diretto, quindi mi piacciono degli indicatori che mi tengano in posizione per molto tempo. Quindi questi indicatori così molto veloci, molto precisi, con l'opzione ma si sposano, perché non riusciamo ad ottenere la parte più importante dell'opzione, cioè il decadimento temporale, quindi lavoriamo solo col delta dell'opzione. Adesso non voglio annoiarvi, però lavoriamo solo con la direzione, allora tanto vale che se direzione deve essere, e questi sono precisi proprio per la direzione, qui è meglio lavorare direttamente con il titolo o con il future del suo del titolo o su altri sottostanti, ma con sottostante diretto. Quello che a me piace e che utilizzo quotidianamente invece è il percent R, Williams percent R, che vi faccio vedere, ma che immagino che conosciate tutti. È un indicatore un po' particolare. Perché? E perché è particolare? Perché è la copia speculare dello stocastico lento, dello stocastico veloce. Se voi usate lo stocastico veloce, questa è la
la coppia esatta. Che indicatore è? È un indicatore di momentum sostanzialmente, quindi ci fa vedere praticamente dove è la posizione del close, della chiusura di adesso, rispetto ad un periodo di tempo che noi consideriamo come il periodo sostanzialmente quello che si imputa, quello che si impone sul periodo di lunghezza dell'indicatore. Quindi, si usano periodi piuttosto lunghi. Scusate, qui c'è il mio assistente che sta cercando di mettere l'indicatore, però succede che la finestra va dietro e quindi bisognerebbe andare dietro il monitor, ma adesso ci riusciamo. Praticamente come viene calcolato questo indicatore? Sostanzialmente si prende un range high-low del periodo, quindi l'highest low, quindi il periodo più il massimo dei massimi e il minimo dei minimi di questo, del nostro periodo. E che cosa si fa? Si vede il close rispetto all'high, quindi la differenza che c'è tra lo stocastico e il percentile è proprio questo. Uno guarda la differenza dell'highest rispetto del close rispetto all'high e l'altro guarda la differenza del close rispetto al low. Questa è la differenza. Sostanzialmente, come indicatore di momento, noi cerchiamo sostanzialmente di vedere com'è la posizione del titolo rispetto del close, voglio dire rispetto a un close più di tempo fa. Quindi se noi mettiamo il percentR e lo sempre su base 100, quindi 100.000, quindi proprio per i nostri conti che dicevamo prima, lo facciamo partire sempre sullo stesso, un attimo, ecco, sempre sullo stesso periodo temporale e sullo stesso titolo, noi possiamo vedere che ha ottenuto è un risultato veramente positivo e di tutto rispetto, che è questo qua, ve lo faccio vedere nel report. Anche questo ha un 66-67% di probabilità e quindi già molto buono di suo. Però quello che viene imputato come periodo, adesso non riesco a metterlo, no, ci sono dei problemi tecnici che me lo impediscono, comunque voi da casa imputatelo invece che 14 periodi a 50 periodi. Poi una caratteristica interessante è che siccome ci sono molti falsi segnali, come in tutti gli indicatori di iper comprato e di iper venduto, la cosa che io faccio è quella di restringere le soglie di ingresso nell'ipercomprato e nell'ipervenduto. Difatti, nella parte destra del monitor, tolgo questo, ecco qua, vedete, ho selezionato un livello più basso di soglia. E più basso è il livello e meno problemi di falsi segnali noi abbiamo. Come vedete, sono molto meno segnali nel tempo, proprio per quello che vi dicevo prima, perché noi appunto operando con le opzioni, quindi chi vuole operare con le opzioni, il percentR sostanzialmente è il massimo degli indicatori tra quelli di Larry Williams, perché è preciso e lascia comunque tutto il tempo che possa passare, quindi maturare, portare anche il theta, posso portare il suo guadagno sulla nostra strategia. Mi dispiace di non potervelo far vedere, ma purtroppo si vede che c'è un conflitto sul programma di condivisione, quindi non riesco a farvelo vedere, però insomma potete scaricarvi dal nostro sito il software, c'è un periodo di gratuito e troverete già gli indicatori già messi a disposizione. Non voglio annoiarvi oltre, quindi questo è comunque quello che a noi ci interessava, era vedere il funzionamento degli indicatori applicati a un titolo normale e applicati ad un indice. Passo la parola a Stella e vi ringrazio.
Buongiorno. A conclusione della giornata che abbiamo fatto del webinary, mancavano appunto le differenze fra gli indicatori gli indicatori di Larry Williams e in particolare il percent R. Il percent R che non riuscivo a plottare perché appunto il programma non me lo faceva plottare, eccolo qua. E quello che vi stavo dicendo è che è un indicatore di momentum sostanzialmente e che è identico solo allo specchio con lo stocastico veloce. E quindi lo stocastico veloce e il percent R di Williams sono uguali. Se noi li utilizziamo nel trading con le opzioni, abbiamo bisogno necessitiamo di avere dei segnali molto più puliti con pochi falsi segnali. Per fare questo, voi vedete, per esempio, questo è l'indicatore classico di Williams, quindi così come l'ha progettato lui, vedete che la parte che indica la linea gialla, che indica ormai un'area di ipercomprato, vedete, attraversa la linea verde che potrebbe dare appunto dei segnali diverse volte. Se lo confrontate con quello sotto, vedete che effettivamente sono molto meno i falsi segnali. Che cosa è successo? Beh, semplicemente è stata abbassata la soglia, le due soglie, una alzata, quella verde, abbassata, quella rossa, di intervento. E quello che usa Larry Williams è sostanzialmente, lo usa negativo, quindi con i valori di soglia meno 80, meno 20 e anche l'indicatore stesso ha un valore negativo. Io, poi lo potete vedere, io l'ho trasformato semplicemente 100 meno e quindi diventa positivo. Quindi voi potete vedere nelle finestre dell'applicazione di BitTrader come è stato costruito uno e come è stato modificato l'altro. Sostanzialmente abbiamo quindi fatto una cosa molto semplice su un'idea di Larry Williams, quindi non vogliamo nessun merito su questo, ma è un po' la semplificazione dei segnali, appunto quelli falsi, e abbiamo tenuto un periodo temporale leggermente più corto del consono 14, l'abbiamo portato a 10 e le soglie, come vedete, invece che essere negative, quindi avere in meno davanti, hanno il segno più. Oltre a questo le abbiamo avvicinate, quindi vedete, questo che è il tradizionale di Larry Williams ha le soglie che sono a meno 20 e a 80, meno 80. E questo è quello che, adesso vi faccio vedere le performance sullo stesso titolo, poi voi potete scegliere naturalmente quello che volete, hanno valori positivi e sono 65 e 35. Quindi sostanzialmente abbiamo messo tra 65 e 35 quest'area qua, è una no trade zone. Quindi una zona di no trade, dove noi riusciamo quindi ad avere un po' di respiro. Come funziona questo indicatore di Larry Williams con questa piccolissima modifica? Lo vediamo sullo stesso titolo di prima e quindi sul titolo di Finmeccanica. Apriamo la nostra sidebar e applichiamo il trading system basato proprio sull'attraversamento della linea gialla, sulla linea crosses della linea rossa e il cross della linea verde. Questo si può vedere chiaramente se voi editate il segnale. Come vedete, il nome Larry Williams percent R c'è un suffisso positivo, quindi sta a indicare questo, quello sotto, quello che abbiamo modificato noi e che troverete in BitTrader, mentre l'originale è il percent R normale e quindi questo qua. Quindi se voi volete provare il trading system col percent R normale, con le sue regole normali, quindi quelle classiche, sostanzialmente è questo. Poi ci abbiamo messo naturalmente sempre un piccolo money management possiamo vedere e apprezzare magari le differenze. Vedete, pochi trade sostanzialmente è un profitto di 9.140 euro, cioè il 9%, perché facciamo sempre interventi da 100.000 euro l'uno proprio per avere
subito dei valori percentuali da poter confrontare. Quindi il nostro report, e qui con questo report si era fermata la registrazione del web binary, avevamo questa linea che rappresenta la nostra equity, quindi una performance debacle del 6% e poi un 9% di positività. Quindi pochi trade, perché 1, 2, 3, 4 trade fatti, hanno portato in guadagno, ma rispetto al drawdown che abbiamo sostenuto non ci sembra sostanzialmente una cosa perfetta, anzi si può migliorare. E lo vediamo appunto con questa piccola modifica che abbiamo apportato al nostro indicatore. Vediamo adesso con appunto togliendo questo trading system, vediamo come si può migliorare il sistema adattando il percent error però positivo. Quindi mettiamo il percent error positivo, quindi non è solo un cambiamento di segno delle zone di per comprato e per venduto proprio del calcolo del percent error, che è la linea gialla, ma è proprio anche un restringimento, come ho spiegato prima, del campo. Quindi i livelli, come vedete, sono 35 e 65 anziché meno 20 e meno 80. D'accordo? E applicando appunto le stesse regole, che poi naturalmente potete vedere, basta che voi cliccate su Edit segnale e viene fuori tutta la scrittura, le poche righe di scrittura di questo trading system. Se noi lo applichiamo, sempre su base, cambiano completamente i segnali che noi otteniamo. E vedete una serie molto più continua di trade, e quindi noi riusciamo ad avere una performance sostanzialmente molto più elevata. Quindi guardando il profit and loss che vedete qua, adesso è del 57% contro solo il 9% precedente. Quindi anche solo dal report potete vedere che la equity, quindi abbiamo un guadagno appunto del 57% sul capitale che abbiamo investito, e una equity che ha avuto un punto di discesa dove ha perso lo 0,4%, lo vedete in alto vicino alla curva, qui in questa zona qua, vedete, ha perso 99,6, quindi 0,4 di perdita, contro mi pare il 9%, che era la perdita che avevamo visto nell'altro caso, e poi una serie di trades che hanno portato ad avere un risultato che è veramente notevole, del 55% su 23 trade. Quindi abbiamo aumentato il numero di trade e quindi cavalcato sostanzialmente molto più a lungo tutti i movimenti del sottostante. Quindi questo indicatore si addice molto a titoli, quindi non indici, l'indice si muove molto meno di un titolo, è molto meno ondivogo rispetto ad un titolo, e l'utilizzo che ne faccio io appunto è quello di restringere, di girare i segni dell'indicatore, quindi portarli positivi e poi restringere il campo di azione. Bene, vi ringrazio e mi scuso per le problematiche che ci sono state, e penso di avere comunque rimediato con questo filmato. Grazie e buona serata a tutti. Benissimo, grazie mille, grazie Tiziano per questa tua bellissima spiegazione. A questo punto, visto che ci sono arrivate delle domande per BNP Paribas, io chiedo ancora a Luca Comunian di rispondere a quelle domande che io prima ho girato a Luca, per aiutare i nostri partecipanti a capire meglio il certificate. Quindi ripasso la parola a Luca. Sì, grazie mille Stella. Io allora vorrei rispondere a quelle domande che ci chiedevano come trovare maggiori informazioni sui certificate. Allora, innanzitutto io volevo dire che abbiamo un sito web interamente dedicato. Sotto il menu prodotti a leva, prima vi ho parlato di Turbo, vi faccio vedere i Turbo, c'è un sito che ha
tutte le quotazioni, tra l'altro in tempo reale, sono delle indicazioni ma sono prossime alla realtà, dove abbiamo, come potete vedere, ad oggi abbiamo 59 prodotti trovati turbo, di tipo turbo. È possibile sortare, ad esempio io vado a trovare i turbo long su FTSE MIB che vi ho fatto vedere prima, qui avete comunque tutto l'uscibile della nostra gamma ad oggi, eccoli qui, vi ho fatti vedere prima, sono anche sortabili, sono anche esportabili in Excel, e una volta entrati, accettando il disclaimer, diciamo, avete il prezzo denaro lettera in real time, avete anche l'indicazione del, questo è un dato in realtà sul FTSE MIB, è un dato ufficiale in real time del sottostante, quindi 19.113 punti, e soprattutto, altra cosa molto importante, avete i livelli strike e il livello di knockout, che come vi ho detto prima coincidono, e in più la leva e la distanza del knockout. Questi sono valori, come dicevamo prima, sono variabili, chiaramente variano in base dalla distanza del sottostante al livello di 16.000 di knockout, e quindi in ogni momento il sito vi calcola la leva implicita, come avete visto adesso si è mosso, la leva implicita che questo prodotto ha in questo momento. Altra cosa che vi può essere utile e che vorrei far conoscere a tutta la platea di Trading Library è Borsa in Diretta TV. È una trasmissione che va in onda tutti i lunedì alle ore 17.30. Come vedete qui aveva partecipato anche Stella ieri. Scusate. Ogni lunedì comunque è una trasmissione interamente gratuita, ogni lunedì alle ore 17.30. Ricordo l'indirizzo che è www.borsaindiretta.tv. Infine, se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci, questi sono i nostri contatti, quindi l'indirizzo email prodotti di borsa @bnpparibas.com, il numero verde 892 40 43 e il sito internet prodottidiborsa.com. Se mi restano due minuti in più, anzi forse meno, volevo solo dirvi, visto che abbiamo avuto ospite anche prima Bink alla trasmissione, che noi con Bink abbiamo un accordo zero fee. Che cos'è un accordo zero fee? È un accordo tra noi e Bink per cui diamo la possibilità a tutti i clienti di Bink di negoziare i nostri prodotti a una commissione di negoziazione zero. Perché è zero per il cliente Bink? Perché c'è un accordo per cui BNP Paribas corrisponderà al broker, quindi in questo caso a Bink, la fee che sarebbe dovuta dal cliente. Chiaramente vi invito a leggere tutto il regolamento, comunque è una promozione, adesso qui leggete fino al 30 giugno, in realtà è stata rinnovata già ed è valida fino a fine anno, poi non escludo che proseguiremo ancora una volta con questa iniziativa che sta riscontrando comunque successo per Bink, per noi e per tutti gli investitori. Grazie mille Stella. Benissimo. Grazie mille a tutti, grazie a Luca Comunian, grazie a Vincenzo Tedeschi, grazie a Marco D'Ambrosio, un grazie enorme a Tiziano Cagalli che ci ha fatto entrare nei mercati, che ci ha portato con gli indicatori di Larry Williams direttamente nei mercati con la piattaforma B-Trader, quindi veramente un grazie enorme. Ora con Tiziano Cagalli stiamo preparando un'altra grande sorpresa prima dell'arrivo di Larry Williams in Italia, presto ve ne daremo comunicazione sulla nostra lista, quindi con il nostro Trading Library Weekly. Grazie a tutti voi per aver partecipato a questo webinar e buona serata a tutti.